Allora fai quell'incontro? Sì, comincio ad allenarmi domani. Ah, Rocky, sto facendo qualche telefonata. Potrei fare un po' di soldi con queste iniziative, che dici? Hai fatto bene, continua pure. Grazie, Rocky. Prego. Ok. Sarai un po' nervoso, immagino. Sto morendo di paura. Però non sembra. Perché cerco di nasconderlo. E allora, chi ti obbliga a farlo? Nessuno, lo faccio e basta. Sai una cosa? Vivere con te non è stato facile. La gente vede me e pensa subito a te. E con quello che hai deciso di fare adesso sarà ancora peggio. Vedrai. E succede invece. Perché? Hai la tua personalità. Avere il tuo cognome è pesante. Per questo non ho trovato un lavoro decente. La prima cosa che la gente mi chiede è se sono tuo figlio. E adesso che finalmente cominciavano a dimenticarti e io iniziavo a essere considerato per quello che valgo, adesso tu rispunti fuori. Ti prego, papà. Ti chiedo un grande favore, non continuare con questa idiozia perché finirà male. Non solo per te, ma soprattutto per me. Io ti farei del male. Sì, lo stai facendo. Questa è l'unica cosa al mondo che non lo so benissimo che non è questo il tuo scopo, ma purtroppo la realtà è questa. Tu dici che te ne freghi di quello che pensa la gente, ma come fanno a non infastidirti le barzellette che circolano su di te, nelle quali sto entrando anche io adesso? Io non lo sopporto. Non è giusto.